condono mi costò l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. A parlare, intervistato dall'agenzia Cronos, è l'ex senatore pentastellato Gregorio De Falco, commentando i tragici fatti di Ischia e le accuse ai 5 Stelle e all'allora premier Giuseppe Conte di aver di fatto approvato un condono mascherato nel 2017 che ha peggiorato l'abusivismo edilizio sull'isola a largo di Napoli. La norma in questione è quella, contestatissima, contenuta nel decreto Genova che riguardava l'isola, ovvero l'articolo 25 sulla definizione delle procedure di condono. Il provvedimento oggi viene rinfacciato da Italia Viva all'ex premier Conte, il quale nega però si sia trattato di un condono. Conte sa benissimo che è un vero e proprio condono ex novo che richiama il condono del 1985. In diritto esiste un principio, tempus regit actum, il professor Conte non può non saperlo. Il condono del 2018 doveva essere disciplinato dalle norme del 2018. Se fosse vero quello che dice Conte, sarebbe bastato un atto amministrativo e un modellino unificato. Parlo a titolo personale, ci tiene a precisare. L'ex senatore Grillino, all'epoca, si scagliò contro quella norma blindata dall'M5S. Azionista di maggioranza del governo Conte 1. Un'opposizione che poi gli sarebbe costata la cacciata dal movimento. Mi fu contestato il no al decreto Salvini, ma certamente, rimarca De Falco, il decreto Genova fu la goccia che fece traboccare il vaso a metà novembre 2018. Contestai 12 articoli che riguardavano il condono a Ischia. Mi fu risposto che non si potevano presentare emendamenti e che il condono si sarebbe fatto. Il senatore Sant'Angelo, allora sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, disse che era stato deciso così. De Falco in commissione provò poi a bloccare la norma sul condono. Avevo predisposto un emendamento che prevedeva di tagliare le ultime parole dell'articolo 25 laddove si faceva riferimento alla legge 47 del 1985, il cosiddetto condono Craxi. In commissione fu messo ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice forzista Orania Papatè, identico al mio. Il governo, racconta il capitano di fregata, fu battuto e quell'emendamento passò. Immediatamente si autosospesero 4 senatori campani di Forza Italia, tra cui De Siano e Cesaro. Il giorno seguente in aula FI, dopo un travaglio interno, tornò a militare a favore dei condoni e quindi votò contro il proprio emendamento a firma Papatè. Insieme ai FEI votarono la Lega e Movimento 5 Stelle. Tutto l'M5S difese quella norma, eccetto me e le senatrici Nugnes e Fattori. Tutto il movimento si muoveva come una testuggine, secondo un'espressione evocata all'epoca da Luigi Di Maio. Prosegue De Falco togliendosi più di un sassolino dalle scarpe, il voto su Ischia contribuì alla mia espulsione.
A certificarlo fu il movimento stesso nelle motivazioni che accompagnarono il mio provvedimento disciplinare. Su quel condono Conte all'epoca nulla ebbe da eccepire, così come Salvini. Oggi entrambi balbettano. Adesso il leader M5S sconta la sua eccessiva attitudine al cambiamento.